Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, un programma di Confindustria anche di Pescara in collaborazione con questa rete. Oggi parliamo di negoziazione sia in azienda che dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Capiremo quali sono le dinamiche emotive e cognitive chiamate in causa, ma soprattutto tenteremo di indagare in merito a quegli spunti che ci faranno modificare in maniera vincente il nostro approccio e il nostro stile di negoziazione. Ne parliamo con ospiti di Confindustria Chieti Pescara che sto per presentarvi. In collegamento abbiamo il professore Francesco Rossi, docente di Scienza della Negoziazione presso l'Università Luis Guido Carli. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. E ancora Armando Luigi Di Giorgio, che è Talent Management Director Aptar. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. In studio abbiamo Andrea Bonanni Caione, avvocato, che è un of counsel di Deloitte Legal Italy. Buonasera. Allora, abbiamo tutti gli ingredienti per iniziare a parlare di questa interessante e articolata tematica e vado subito al professore in collegamento, professor Rossi, a lei desidero porre la prima domanda che sarà introduttiva. Ci descriva un attimo come la negoziazione incide sia dal punto di vista delle relazioni in ambito aziendale e in ambito interpersonale e ci faccia un attimo una panoramica d'insieme. Prego. Sì, ma guardate, secondo quella che è una recente pubblicazione del World Economic Forum sui lavori del futuro, la negoziazione è annoverata tra le 15 competenze indispensabili. Di fatto, se ci pensiamo, negoziare fa parte della nostra vita, fa parte della storia dell'uomo e lo facciamo sempre consapevolmente, ma molto spesso inconsapevolmente, dai rapporti familiari, dalle più complesse joint venture, dalla gestione dei dipendenti, dalla gestione del rapporto con i colleghi, all'organizzazione di un evento, di una riunione, tutto è sostanzialmente negoziazione. Tuttavia, quello che colpisce è che nonostante questa trasversalità, il tempo che viene dedicato a preparare una negoziazione o è estremamente ridotto o è limitato all'esame di quelle che sono le cosiddette carte, i documenti, oppure proprio si trascura del tutto, lasciando largo spazio all'improvvisazione. E questo perché? Perché si considera la negoziazione come un'arte per cui implica avere o delle doti personali particolari oppure l'esperienza. Sebbene doti personali a negoziare ed esperienza siano fondamentali, non sono da sole sufficienti a sviluppare quelle che sono le potenzialità della negoziazione. Allora la domanda che segue è: come posso, se posso, diventare un negoziatore efficace? Guardate, parto dal presupposto che negoziare è una cosa estremamente complessa, perché si ha davanti a sé quella che è la cosa più complessa che esiste, l'essere umano. Tutti quanti noi tendiamo a ritenere che le decisioni vengano assunte dagli esseri umani come risultato di quello che è un processo logico razionale. Ebbene, la scienza ha dimostrato un qualche cosa di molto diverso. Ciascun essere umano, anche il più strutturato, agisce secondo quella che è una prevedibile irrazionalità. Allora, da un punto di vista concreto, che cosa significa questo? Che significa che occorre preparare il nostro interlocutore, l'altra parte, a ricevere la sostanza, ad arrivare alla sostanza, quindi a valutare e a ricevere la nostra proposta. E quindi, premente, un negoziatore efficace ha ben presente che negoziare non è una questione solo di denaro, di regole, di fogli Excel, di riunioni. La negoziazione, dalla slide che potrebbe venire in sovraimpressione, si muove una triplice dimensione, la dimensione della relazione, del processo e della sostanza. Prima di arrivare alla sostanza, a fare ad esempio l'offerta, chiudere un contratto, occorre prepararsi a gestire quello che è l'aspetto relazionale, ossia nel concreto, considerando qual è la percezione che il mio interlocutore ha della realtà.
può differire dalla mia percezione, e questo può generare un conflitto. In concreto si dice di mettersi nei panni dell'altro. Occorre anche gestire quelle che sono le emozioni che un soggetto, il nostro interlocutore, prova e che non può esimersi dal provare. Oltre a questo, occorre anche gestire quello che è il processo negoziale, che è fondamentale. Chi vado a incontrare in una negoziazione? Dove? Come? Quando? Guardate, negoziare, e qui termino, non è un parlare per vincere, si parla anche in questo senso in un'ottica di vittoria win-win, né premente di raggiungere ciò che uno vuole. Negoziare è un qualche cosa di molto più complesso, è un processo di apprendimento. Ma apprendimento di che cosa? È apprendimento degli interessi dell'altra parte, ricevere informazioni sugli interessi dell'altra parte, che guardate sono i motivi interni che sono alla base dell'agire umano. Ed è dalla mappatura degli interessi reciproci, miei e quelli dell'altra parte, che si costruiscono le opzioni, si crea veramente quello che è il valore. Quindi la negoziazione è in sintesi una attività di intelligence informativa che è estremamente complessa per un semplice fatto: le informazioni ce l'ha l'altra parte. E la buona notizia è che negoziatori non si nasce, ma si può diventare, si può avere un approccio scientifico alla negoziazione. E come? Appunto con l'aiuto e studiando scienza della negoziazione. Grazie professore, è bello sapere che si può diventare bravi negoziatori, è bello sottolinearlo. Avvocato, lei ha un'esperienza di lungo corso come jus laborista e quindi ci interessa sapere come questi concetti espressi dal professore trovano all'atto pratico nella contrattazione tra aziende un senso compiuto. A lei. Grazie. Il professore ci ha offerto sicuramente degli stimoli molto interessanti. Se è vero che la negoziazione è un'arte, è l'arte del trovare la regola. E qualunque sia il livello al quale vogliamo esercitare la negoziazione, per un giurista è il momento più importante, perché è lo strumento che abbiamo per comporre uno stato di conflitto. Come singoli, come gruppi, siamo comunque portatori di interessi spesso contrapposti tra di noi. La negoziazione è lo strumento mediante questi interessi contrapposti trovano una regola comune, per cui è un momento fondamentale. Ed è proprio per questo che il diritto si preoccupa di risolvere il problema delle asimmetrie di potere negoziale, cioè quando le parti che si siedono intorno al tavolo hanno un diverso potere negoziale, il diritto soffre perché la regola che ne verrà non sarà una regola equa, ma sarà una regola necessariamente squilibrata. E allora, se voi pensate un po' alla disciplina del il diritto dei consumatori, tutte le clausole, tutta quella normativa che ci impone di sottoscrivere due volte i contratti, il consenso informato quando andiamo dal medico, sono tutti strumenti che cercano proprio di risolvere questo problema in fase genetica, cioè lo squilibrio delle informazioni, perché come rilevava correttamente il professore, le informazioni sono la base della negoziazione e se c'è una parte che ne ha troppe rispetto all'altra è chiaro che la negoziazione sarà squilibrata. Quindi il primo compito della negoziazione in azienda, ma anche nella vita di tutti i giorni, è proprio quello di riequilibrare questo squilibrio di informazioni. Io poi vivo un'esperienza particolare perché sono un jus laborista, per cui la relazione della quale io mi occupo è quella tra impresa e lavoratore. Ed è una relazione nella quale l'ordinamento presuppone che ci sia un forte squilibrio. Tant'è vero che le norme che cercano di riequilibrare questo squilibrio sono molto particolari. Penso al contratto collettivo, cioè il fatto che le condizioni di un contratto di lavoro siano negoziate non tanto nell'incontro tra datore di lavoro e lavoratore, quanto a livello più generale, a livello di forze sociali, quindi Confindustria piuttosto che i sindacati, nel momento in cui vanno a scrivere il contratto collettivo, quel contratto che poi va a riempire di contenuti, viene negoziato quindi ad un livello diverso da quello che è quello proprio delle singole parti che sottoscrivono il contratto. Questo è molto particolare, come è molto particolare anche la disciplina che vuole che quando il lavoratore sottoscrive un contratto durante il rapporto di lavoro ci sia un'assistenza qualificata, l'assistenza del sindacato. Quindi la verità è che come impresa, quando parliamo di negoziazione, ci abituiamo a una negoziazione di tipo collettivo, cioè noi negoziamo in campo aperto con
non con un singolo, ma sempre con una collettività, sia essa rappresentata dal sindacato o dalla rappresentanza sindacale. Noi abbiamo sempre dinanzi una collettività, ma l'obiettivo è sempre quello di raggiungere un accordo, ed è un punto fondamentale nel nostro settore. Tant'è vero che anche quando questo tentativo fallisce, cioè quando andiamo dal giudice, perché non possiamo negare che quando si va dal giudice è perché abbiamo fallito a negoziare, non siamo riusciti da soli a trovare la regola che deve disciplinare il nostro rapporto e quindi la chiediamo al giudice. E anche da questo punto di vista il giudice del lavoro è un giudice particolare, perché la prima udienza ha un solo compito: cercare di metterci d'accordo. Cioè la prima udienza del rito del lavoro ha come fase strutturale il tentativo di conciliazione, cioè il giudice dice: prima ancora che sia io a darvi la regola, vi do un'ultima possibilità di sedervi intorno a questo tavolo, che è un tavolo qualificato, per trovare voi la regola che deve risolvere il vostro contrasto di interessi. Ed è il momento sostanzialmente nel quale il diritto poi assume la sua ragion d'essere, perché il diritto in una società democratica ha proprio questo scopo, quello di individuare in maniera equa la regola del caso concreto. Grazie avvocato. Dottor Di Giorgio, abbiamo parlato di regole, abbiamo parlato di possibilità e quindi di abilità per diventare bravi negoziatori, abbiamo parlato di persone, lei si occupa di talenti, quindi capitale umano al centro, e ci dia il suo punto di vista. Sì, grazie. Partirei proprio facendo leva sui contributi che sono stati già dati, e obiettivamente è stato già detto tanto di come la negoziazione sia centrale all'interno di un contesto aziendale, parlo per il mio, ma in generale, e come anche è stato detto che la negoziazione è una caratteristica, una competenza che va inquadrata in senso molto ampio. Ampio perché certamente sussistono delle tecniche, delle competenze di natura tecnica, procedurale, processuale, che il negoziatore, a seconda del dipartimento in cui lavora, deve certamente conoscere e sulle quali fare affidamento e sviluppare, ma esiste un ecosistema di ulteriori competenze che forse sono più considerate delle soft skills, cioè sono più relative ad aspetti relazionali, che però rappresentano un rafforzativo certamente delle competenze di natura tecnica. Ed è questo, su questo tipo di connubio che gli sforzi formativi all'interno dell'azienda, all'interno del people development, si stanno incentrando al giorno d'oggi, soprattutto per cercare di inquadrarle all'interno del cosiddetto new normal, che sarà questo nuovo paradigma del posto di lavoro che avverrà e si consoliderà dopo il Covid. Tanto per dare delle coordinate strettamente pratiche, come soft skills correlate alla capacità di negoziazione, certamente è importante l'intelligenza emotiva, è importante la flessibilità, è importante la resilienza, sono importanti le capacità di rappresentazione dei prodotti a livello diciamo molto tecnico, ma anche la capacità di attrarre il cliente o il fornitore sulle considerazioni, sulle argomentazioni che servono ad una buona negoziazione. Direi che, per rispondere un po' alla domanda, quello che si sta facendo è cercare di rafforzare le competenze di natura tecnica e gli aspetti più processuali, procedurali della vendita piuttosto che dell'acquisto di materiali indiretti, tanto per fare un esempio, con una costellazione di ulteriori competenze più di natura soft, che riguardano principalmente l'individuo e che assieme probabilmente completano una competenza, come abbiamo detto, le aziende affrontano in maniera molto ampia. Ed è su questo connubio tra hard e soft skills che molte delle dinamiche di sviluppo che vengono avviate adesso nei vari gruppi, nelle aziende, nelle società, si stanno appunto manifestando, anche per esempio nell'ambito della leadership, che è probabilmente una delle più importanti, in cui la negoziazione stessa fa largamente parte e molto probabilmente sarà uno degli argomenti nel resto della nostra trasmissione. Grazie Di Giorgio. Professor Rossi, prima parlavamo di competenze trasversali, no? Le cosiddette soft skills, abbiamo parlato anche di una serie di modelli che possono risultare sicuramente vincenti. Se esiste, d'altro canto, una disciplina per incentrarci sul discorso della negoziazione, è assolutamente evidente che un riscontro concreto c'è per i manager e per tutti coloro che desiderano comunque sia una
dimensione completamente diversa e sicuramente più competitiva per la propria attività e per la propria organizzazione. E può entrare nel merito di come la negoziazione genera valore, ovviamente la negoziazione quella performante, per così dire. Guardi, là, sì, parto, come dire, se pensiamo all'attività di un imprenditore, è una costante negoziazione, di fatto con molti soggetti. È interessante vedere quella che è l'imprenditorialità sotto un angolo forse magari inusuale, cioè chi è l'imprenditore? Cosa fa l'imprenditore in azienda? Qual è la sua funzione, la sua attività? Guardate, l'imprenditore è colui il quale mette in discussione lo status quo. Perché? Perché è chiamato a guidare, a essere leader del cambiamento. Cioè l'imprenditore è quello che apre nuovi orizzonti, che percorre strade e fa cose che nessuno prima ha percorso e nessuno ha fatto. Allora la cosa interessante è dire, in questo quadro, veramente qual è l'attività dell'imprenditore? È redigere business plan? Definire strategie aziendali o ricercare investitori e sviluppare piani di investimento? Se ci pensiamo bene, quello che io penso è che la vera attività di un imprenditore, che peraltro spetta solo a lui, è quella di persuadere gli altri che la sua idea ha merito, portarli a condividere la propria visione imprenditoriale. E guardate che per fare ciò è chiamato a interagire, a negoziare con un numero enorme di persone. Si parla di galassia imprenditoriale, no? Che comprende l'imprenditore stesso, i familiari, gli amici, i cofondatori, gli azionisti, gli investitori, gli stakeholder pubblici, le associazioni industriali, i propri dipendenti, i propri clienti, i fornitori, i concorrenti. Allora, per un imprenditore, cioè negoziare diventa una priorità. La capacità di sapersi preparare e negoziare in modo efficace, su base scientifica, ad esempio utilizzando quello che è lo strumento straordinario dell'ascolto attivo, è davvero, può essere la chiave del successo per lui personale, ma anche per la sua impresa. E guardate che man mano che un'azienda si evolve, cresce la complessità e crescono i rischi. E questo esige praticamente capacità di negoziare sempre più avanzate. Mi colpisce uno dei più noti venture capitalist nel settore dell'industria, che è Paul Mather, il quale più di una volta continua peraltro a dichiarare che preferisce investire quelli che sono i suoi soldi in aziende, anche in startup, dove l'imprenditore è colui il quale sa negoziare. Perché questo? Perché secondo lui ha la capacità maggiore a gestire l'impresa in quelli che sono i passaggi attraverso le emozioni all'interno dell'impresa, gli ego, le relazioni parente critiche. Allora, potrebbe essere un'opportunità pensare, vedere, guardare all'imprenditorialità anche sotto la lente della negoziazione e investire nel formarsi e nel formare propri dipendenti, che anche per facilitare a diventare leader. Su questo aspetto, guardate che in una recente ricerca che abbiamo fatto all'Università Guido Carli con Luis Guido Carli, con i miei colleghi Angelo Monoriti e Rachele Gabellini, che peraltro sono gli autori di un libro proprio sul manuale dell'interazione umana, e sulla collega Silvia Nutini, siamo proprio andati a studiare la relazione che esiste tra la leadership e la negoziazione, e i primi risultati, che avremo modo anche di sviluppare ulteriormente, sono alquanto interessanti. La capacità di leadership accresce studiando scienza della negoziazione. Allora viene così da pensare, cosa potrebbe accadere se gli imprenditori, i manager, potessero utilizzare veramente pienamente, in modo efficace, gli strumenti sottesi a quella che è la scienza della negoziazione per gestire l'attività imprenditoriale? Beh, io credo che un impatto immediato sarebbe una semplificazione della vita di tutti i giorni, sgomberando proprio il campo da tutta una serie di problemi che possono ostacolare quella che è l'efficacia dell'azione imprenditoriale. E questo consentirebbe un risparmio di tempo, che può essere impiegato in altri ambiti diversamente, e conseguentemente anche quello che è un risparmio di costi. Grazie professore, ho apprezzato molto la sottolineatura che ha fatto relativamente alla capacità di ascolto che viene
puntualmente trascurata. Si pensa sempre ad agire senza aver ben compreso molte volte, aver ascoltato con attenzione. E, avvocato, chiedo a lei, che fa parte del tavolo di politiche attive del lavoro di Confindustria Chieti Pescara, il suo punto di vista, e quindi può integrare anche con esempi e tutto quello che ritiene opportuno per incorniciare ancora meglio questa interessante tematica. Prego. Grazie. Mi metto decisamente in scia rispetto alle considerazioni del professore, perché evidentemente quello, l'invito che lui fa all'imprenditore a negoziare è un invito che, per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, deve essere necessariamente raccolto. E quel che succede ce lo dicono le esperienze europee, ce lo dicono le esperienze italiane, le realtà più progredite con le quali mi trovo a collaborare sono quelle che fanno della negoziazione con le proprie controparti sindacali una modalità ordinaria di gestione, non un qualcosa che viene fuori solo al momento in cui c'è da gestire un evento eccezionale, no. Il confronto è un'abitudine, è un qualcosa che si porta avanti nel tempo continuamente. Questo confronto continuo, questa negoziazione continua ti consente di accedere a leve di competitività che altrimenti non avresti. Il capitale umano incide nei costi di produzione in maniera rilevante. Negoziare con il sindacato significa avere la possibilità di accedere a strumenti normativi che ti consentono facilmente di ridurre l'impatto di questo costo del lavoro. Penso al welfare aziendale, penso alla retribuzione di produttività. Ma non solo, negoziare significa anche riuscire a cucire un tessuto normativo su misura, su quelle che sono le esigenze della tua azienda, ed è qualcosa che puoi fare solo sedendoti intorno al tavolo, perché grazie agli strumenti normativi che ci sono oggi a disposizione delle aziende, sedendosi intorno a un tavolo con le proprie controparti sindacali si riescono anche a definire le regole in maniera più precisa, cioè non ci si deve accontentare di quel che il legislatore ha ritenuto essere buono per la maggior parte, che ovviamente è buono, ma non è perfetto per te. Così come non ci si deve accontentare delle previsioni del contratto collettivo nazionale, che ovviamente è buono, ma non è perfetto per te. Se tu vuoi qualcosa di perfetto per il tuo tessuto industriale, per il tuo tessuto aziendale, lo devi negoziare, lo devi ritagliare e lo devi necessariamente fare negoziando con il sindacato. Questo è talmente tanto vero che con il tavolo delle politiche attive del lavoro, quel che si è il primo strumento che si è cercato di valorizzare è proprio quello del contratto di prossimità. Il contratto di prossimità è un contratto di secondo livello che si può sottoscrivere sia a livello territoriale che a livello aziendale, mediante il quale costruire un tessuto normativo che A, incentivi i nuovi investimenti, o B, promuova chi decide di non delocalizzare, ad esempio. Utilizzando questo strumento noi riusciamo a rendere appetibile un territorio piuttosto che una singola azienda, a renderla maggiormente competitiva, perché il mercato oggi è un mercato globale, ed è globale non solo per quanto riguarda i prodotti, ma anche per quanto riguarda le risorse. E allora la negoziazione è uno strumento che può essere utilizzato per essere più appetibili anche da quel punto di vista, e quindi essere più competitivi sul mercato. Grazie, avvocato Bonanni Caione. Di Giorgio, siamo in un momento storico che ha messo a dura prova un po' tutti, sia aziende che ogni singolo individuo sul piano internazionale. Parliamo della pandemia, quindi sono mutati molti, molti modelli, e quindi le chiedo, dal punto di vista della negoziazione, come si agisce in un momento storico come questo, e poi soprattutto quali sono eventualmente i consigli da poter dare a coloro che dirigono le aziende, ma anche a tutti quelli che desiderano adottare una tipologia diversa di approccio. Prego. Grazie. Allora, per rispondere direttamente alla sua domanda, chiaramente l'impatto del Covid è stato un elemento dirompente sulle dinamiche aziendali, non soltanto su quelle che riguardano la negoziazione, ma in generale la dematerializzazione di tante delle relazioni aziendali è stato un dato di fatto. Il protagonista dei protagonisti, che ormai è diventato sia come tema ma come dinamica è totalmente capace di permeare tutte le dinamiche aziendali, è quello della digitalizzazione, che è stata una risorsa durante il Covid, perché ha permesso di mantenere in piedi degli ecosistemi, delle supply chain che diversamente non sarebbero rimasti in piedi. La negoziazione
anche, è stata impattata dalla digitalizzazione, quindi dalla dematerializzazione delle relazioni umane. Immaginiamo per esempio la forza vendita, che sia B2B o B2C, quindi diretta al consumatore, è stata una forza vendita fortemente impattata dal fatto di non potersi più recare dal cliente, da non più poter dimostrare o far toccare il prodotto al cliente finale oppure ad un partner industriale. E lì sono nate tante tecnologie che in realtà forse preesistevano, ma che sono state sdoganate definitivamente, come quelle della realtà aumentata, come quelle dei Google Glasses, che sono stati per esempio adottati per alcune dimostrazioni in tante organizzazioni industriali. Per poter aiutare queste nostre forze vendita, le forze vendita, i sales, di tutti questi sistemi impattati dalla digitalizzazione, chiaramente bisognerà supportarli nel permettere nell'abilitarli all'utilizzo di questa strumentazione tecnologica di altissimo contenuto e valore aggiunto. E chiaramente, per tornare anche al punto di prima, non basterà quella, ma serviranno anche tutta un'altra serie di competenze, abbiamo chiamato precedentemente soft skills, e non è una cosa che riguarderà soltanto i sales. All'interno per esempio dei gruppi aziendali ci sono anche delle altre forze che fanno acquisti e che quindi hanno avuto bisogno con il Covid di dematerializzare, di rendere virtuali le interazioni con i fornitori, e che forse domani dovranno coesistere e far coesistere nelle loro modalità operative sia il vecchio, che era quindi una relazione piuttosto basata sul contatto umano, che gli strumenti digitali. Quindi sarà necessario che il personale delle aziende si adatti ad un mindset, cioè ad un approccio mentale di continua crescita, di continuo apprendimento, di lifelong learning, come si suol dire in alcuni contesti, utilizzando un'espressione in inglese. Vorrei anche portare la prospettiva di chi si vuole affacciare ad un contesto multinazionale, no? Spesso, oltre agli imprenditori, possiamo parlare ai giovani, agli studenti che dicono: cos'è che appunto devo apprendere per poter entrare senza un gap professionale all'interno di un contesto multinazionale o di un contesto strutturato. Oltre a fare il corso del professor Rossi, chiaramente sarà necessario cercare di massimizzare la propria forma mentis in ottica digitale, quindi poter cercare di accedere già da subito agli strumenti tecnologici a disposizione delle aziende, e se si farà parte della forza vendita magari trovare anche stimolo in queste nuove tecnologie, in queste nuove dinamiche che servono certamente ad avere un'efficacia nonostante le difficoltà, e che magari nel new normal coesisteranno con il vecchio modo di operare. Grazie mille. Professor Rossi, siamo in chiusura di questa bellissima puntata. Chiedo a lei veramente un flash, una considerazione conclusiva. Prego. Ma ecco, io credo davvero, lei parlava prima di ascolto attivo, ha ragione. È un qualche cosa, la nostra cultura ha un'impostazione premente di avere quella che è una dialettica di impatto, l'uno contro l'altro. Molto spesso veramente si parla, invece si vede l'ascolto come un modo di comunicazione passivo, e questo è un grave errore, perché ascoltare è un modo di fare comunicazione attiva, e mettersi in connessione con l'altro, e questo veramente ci consente veramente di entrare in una sorta di connessione neurale con il nostro interlocutore, e di fatto di poter arrivare a risolvere quei conflitti che molto spesso pensiamo patologiche, da cui scappiamo, quando invece il conflitto fa parte della nostra vita e può essere tranquillamente appunto gestito. Grazie mille, grazie professore. Siamo giunti alla conclusione di questa interessante e costruttiva puntata. Ovviamente ringrazio gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara, Francesco Rossi, Armando Luigi Di Giorgio e l'avvocato Andrea Bonanni Caione. Ringrazio ovviamente i telespettatori per averci seguito, la regia di Andrea Di Fabio, e ovviamente vi do appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.